cui sono estensibile, perché in realtà, come sapete, è parallelo e si sviluppa all'interno di una mostra che ha creato struttura, diversi momenti. Quindi io ovviamente non riporto delle linee, delle sintesi, ma dei campi di tensione, perché sono stati quelli che hanno caratterizzato la mostra, il workshop e la stessa conferenza legata al CDS. Dunque, ovviamente con l'isola sensibile interrogava un ambito che per certi versi è particolare e per certi versi è generale, appunto l'ambito del lavoro artistico, che subito si è mostrato essere come esemplare del lavoro intellettuale in quanto tale. Questo è stato già un punto che insomma, è stato messo in evidenza in modo forte in tutti i momenti del sensibile. L'altro campo di tensione, ma che è emerso anche negli altri momenti di C17 e che appunto si è interrogato in commissione del sensibile dal punto di vista della produzione artistica, appunto il rapporto tra individualità e comune. Dico un campo di tensione perché in tutti gli interventi, soprattutto del workshop, dove hanno partecipato anche realtà di lotta e di produzione di istituzioni alternative nell'ambito dell'arte, ecco, non è un campo che si può sciogliere. Un elemento che è emerso in modo evidente è il fatto che il comune deve farsi produttore di singolarità che siano irriducibili ovviamente alla produzione di individualità che porta avanti il mercato. E su questo vengo in un altro campo di tensione, il rapporto con il mercato. Ovviamente il lavoro artistico è catturato in modo evidente dal mercato neoliberale, forse l'ambito in cui appare in modo più evidente che cos'è il neoliberalismo. Uno degli elementi che è emerso con chiarezza è stato il fatto che il neoliberalismo, a differenza di quanto si diceva anche Walter Benjamin, stesso citato, e altri autori, è tutt'altro che un ambito in cui si è persa l'aura, si è perso ovvero l'elemento di unicità, di singolarità, di autorialità che caratterizza l'arte e non solo, ma anzi il neoliberalismo non solo produce costantemente aura, unicità, singolarità, autorità, firma, autore, ma lo ha diffuso all'interno di tutta la società. Tutta la società all'interno del mercato neoliberale deve farsi produttrice di aura. Ovviamente l'aura quindi è messa a valore, valorizzata, messa a profitto all'interno del mercato. C'è da parte di chi è intervenuto, soprattutto delle realtà che lavorano negli spazi alternativi, questo anche la consapevolezza che non ci si può sottrarre a questa pratica, ovvero quella di valorizzazione. Il problema è che questa valorizzazione ovviamente non deve, non può essere affidata alle istituzioni, anche quelle tradizionali, anche quelle che ci hanno ospitato, quindi anche i musei. Era un elemento che è emerso molto chiaramente nel workshop, la contraddizione, la conflittualità di stare in una istituzione, quale quella della Galleria Nazionale, ma allo stesso tempo appunto la capacità di produrre, per mettere a valore la propria singolarità, individualità, perché questa sia in comune istituzione del comune. Questo è ovviamente un elemento di estrema apertura di discussione, di dibattito che si spera di rimandare al lavoro che da ora in poi si porterà avanti.